Il summit di mafia si è tenuto in via Corrado Già Quinto, in un magazzino. A seguire l'incontro c'erano anche le telecamere della polizia. Alla spicciolata sono arrivati Cosimo Sciarrabba, Gaetano Maranzano, Salvatore Sedita, vecchi e nuovi capi. Appena entrarono i vertici, Antonino Bonura e Giuseppe Sammaritano lasciarono il locale. C'erano importanti questioni da risolvere, un vecchio debito ancora non pagato. Gli agenti hanno ascoltato tutto. È uno dei particolari che emerge nella nuova operazione antimafia che ha portato in carcere quelli che sono ritenuti i nuovi boss del quartiere Noce, un quartiere ricchissimo e vasto che comprende gli esercizi commerciali, dalla stazione Notar Bartolo fino a Cruillas. È lo stesso Antonino Bonura a raccontare quanto sia vasto il mandamento. Ai nuovi vertici della Noce non sfuggiva nulla, dal pizzo a tutti gli esercizi commerciali, imposto anche al noto locale Nino Ballerino, ma era anche il cinema che interessava i boss e le produzioni che avevano come location Palermo. Ai produttori di Magnolia Fiction, che 2 anni fa a Palermo stavano girando Il segreto dell'acqua con Riccardo Scamarcio, sono riusciti a imporre alcune assunzioni sul set. Poi i responsabili della produzione hanno denunciato l'estorsione alla squadra mobile diretta da Maurizio Calvino, che in realtà già da mesi seguiva le mosse dei boss della Noce nel centro città. Questa notte 41 persone sono finite in carcere a Palermo. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dai sostituti Francesco Del Bene, Lia Sava, Gianluca De Leo, dicono che i boss, con la passione del cinema, erano diventati nuovi padroni di Cosa Nostra. I nuovi capi controllavano ed imponevano il pizzo ai centri di scommesse. 7 sono stati sequestrati nella sola operazione di queste ore. I mafiosi gestivano anche un negozio di abbigliamento per uomo proprio di fronte al Palazzo di Giustizia. Se qualcuno di loro voleva alzare la cresta, arrivava subito l'intimidazione: prima in fiamme un escavatore, poi, se non si comprendeva il messaggio, arrivava quello diretto all'auto, alla propria smart.